Collezione, progetto e architettura sono tre parole chiave per Arclinia. Il progetto trova nella collezione la sua essenza unica e inimitabile. E le nuove integrazioni che sono presenti qui rendono l'insieme di progetto, architettura e collezione un abaco assolutamente perfetto per poter costruire e progettare delle cucine uniche. Convivialità è una parola, è un concetto forse universale per il prodotto Arclinia a partire dal 2002, da quando è nata e si è sviluppata per la prima volta col progetto Convivium, che ritrova sempre nel progetto Convivium nella nuova struttura delle isole funzionali, operative, abbinate a snack, abbinate a tavoli in legno, con le nuove soluzioni funzionali, nuove soluzioni strumentali e nuove soluzioni spaziali. La tipologia è un'altra parola importante per Arclinia perché rappresenta l'idea, lo sviluppo della modalità di progettare nuovi modi di vivere la cucina. Arclinia è passata dalla cucina professionale alla cucina conviviale, alla cucina da show cooking, diciamo, alla cucina celata, che in fondo è l'ultima in ordine di tempo, ma è anche l'ultima oggi, perché rappresenta il concetto degli spazi che sempre più si restringono e quindi la necessità di progettare in maniera magnifica, ma anche spazi piccoli con delle soluzioni importanti. Funzione è un tema di approfondimento importante per Arclinia. Possiamo parlare del closet, un tema pensato qualche anno fa, ma che trova proprio nella nuova modalità di progettare l'elemento saldante, diciamo, della collezione, perché attraverso questo nuovo sistema di closet, che è un sistema di chiusura di ante, si possono dividere, ma fare anche convivere gli spazi della casa. Eleganza è la parola chiave per Arclinia, dal mio punto di vista, nel 2018, perché rappresenta un respiro di approfondimento verso l'alto del prodotto, di tutto il prodotto Arclinia, che si esprime in questo spazio, che è la nuova casa Arclinia di Milano, in via Durini, che parla al mondo, e quindi parla al mondo di Arclinia nel senso di un'estetica volta alla qualità, al saper dare al fruitore ciò che di fatto vuole e si merita.